Se parliamo di casa Canon, qual è la mirrorless migliore su cui posso mettere le mani? Di modelli ormai ne sono usciti tanti, qualcuno l'abbiamo anche recensito proprio su questo canale. Ovviamente tutti hanno i loro pregi e i loro difetti, ma oggi farò una cosa che per me è un po' dolorosa, perché a me non piace parlare male di un prodotto. Eppure oggi farò proprio un video in cui vi dico quelli che secondo me sono le pecche vere di una fotocamera che io ho e con cui non mi trovo neanche male, però quando un prodotto ha delle pecche è anche giusto sottolinearle. Oggi vi parlo della Canon EOS R, una fotocamera che a me non è dispiaciuta. Non posso dire di essermi trovato male. Come esperienza di utilizzo io mi sono trovato e mi trovo tuttora bene, tant'è che questa camera io l'ho usata e la uso ancora e non ho intenzione di disfarmene per passare a un modello superiore per il momento. È una fotocamera che ho acquistato perché aveva determinate caratteristiche, continuo a usarla per quelle caratteristiche, però mi sento in dovere di fare un video come ho fatto per la Canon EOS R7 che sto utilizzando per riprendere in questo momento, mi sento appunto in dovere di fare un video in cui vi segnalo quelle che secondo me sono le pecche di questa camera, perché ce ne ha un bel po'. Cominciamo col dire che la preferisco di gran lunga alla Canon EOS RP, per esempio, quindi cominciamo a dire i pregi. Questa quantomeno è una fotocamera che si colloca nel mercato un pochino più professionale, mentre Canon EOS RP è proprio una fotocamera entry level, cioè non ha nemmeno i 24 fotogrammi al secondo, ha solo i 30 fotogrammi al secondo, cioè è inutilizzabile. Per quanto mi riguarda, Canon EOS RP è completamente inutilizzabile. Lato foto è carente, lato video è più che carente, quindi è un'ottima fotocamera entry level, cioè se io vengo da una Canon EOS M50 o se vengo da una compatta, anche di altri brand, per carità non esiste solo Canon, se io vengo da una compatta che uso per vloggare e voglio qualcosa di più figo, prendo la RP, va bene. Però se voglio fare qualcosa a livello professionale, assolutamente non ci siamo, è carente da morire sotto tutti i punti di vista. Per questo io scelgo quest'altra camera, scelgo la Canon EOS R che aveva un altro costo all'epoca, costava un bel po', io credo di non avere ancora finito di saldare, sto ancora pagando le rate di questa fotocamera, l'ho presa abbastanza di recente. L'ho presa ovviamente prima che venissero annunciate R5 e R6, se no è possibile che ci avrei fatto una pensata, anche se adesso devo dire che avendo preso R7 sono abbastanza contento di come si è configurato il mio setup mirrorless, quindi per adesso mi fermo qui. Se ci fossero state fuori tutte le mirrorless che ci sono adesso nel momento in cui io ho deciso di comprare questa, forse avrei fatto una scelta differente, ma non lo sapremo mai. Andiamo a parlare di questa fotocamera e io, come già detto, ve ne devo parlare male, perché ho già fatto un video in cui vi dico i motivi per cui l'ho comprata, per cui mi piace, ve lo lascio in card, andatevelo a recuperare. Oggi vi dico semplicemente quali sono le cose che secondo me non funzionano su questa fotocamera. E partiamo dal comparto video, perché io questa l'ho presa per fare video. Per me le mirrorless sono delle videocamere. Se devo fare fotografia ho ancora tutte le mie vecchie reflex, uso quelle e sono tranquillissimo con tutto il mio parco lenti EF, quelle vecchie, e lì sono tranquillo per i prossimi tot anni, non mi smuovo. Però se devo fare video, invece un'attrezzatura di questo tipo mi fa molto comodo, perché per fare video questa è molto meglio. Ha diversi pregi anche sul lato fotografico, però siccome sto usando ancora molto le vecchie reflex, non voglio parlare troppo del comparto fotografico, cominciamo a parlare del comparto video. Cominciamo con le pecche, perché cominciamo subito con delle pecche giganti. Allora, la Canon EOS R ha il 4K, però ha il 4K croppato, pesantemente croppato, 1.8 se ricordo correttamente. Quindi pensate che roba, io vado a montare un 24-105 su questo corpo macchina full frame e mi trovo praticamente una situazione che è peggio ancora rispetto a un corpo APS-C. Cioè io attualmente ho un 24-105 su questa e un 24-105 sulla Canon EOS R7, che è una APS-C. Questa ha un fattore di crop che è superiore a quello della APS-C. Quindi questa è una fotocamera con dei bellissimi colori, quindi colori Canon fantastici, ha un bellissimo sensore perché è il sensore della 5D, quindi ha ereditato la tecnologia della 5D, l'ultimo modello, quindi è un bel sensore, ha un bel processore, ha un bellissimo sistema di messa a fuoco, però ha un 4K che nasce già un po' castrato, e io lo capisco che nasce castrato perché Canon comunque protegge le fasce più alte dei suoi prodotti, soprattutto delle camere pensate per il cinema. Se tutte le videocamere producessero lo stesso file, comprerebbero tutti quella che costa di meno, che tanto sarebbe uguale, quindi è anche corretto, lo capisco, che le camere più costose abbiano delle funzionalità che su delle camere intermedie poi non ci sono, lo capisco. Ciò non di meno, io vi segnalo che questa camera ha un 4K pesantemente castrato,
per quanto mantenga una bella immagine, dei bellissimi colori e un bitrate di tutto rispetto, quindi ha una qualità di immagine assolutamente pazzesca, encomiabile, nasce un po' castrata perché non abbiamo la possibilità di girare con un grandangolo degno di questo nome, facciamo fatica a trovare un grandangolo da utilizzare su questa fotocamera, dobbiamo andare a prendere delle lenti veramente estreme, cioè per avere un grandangolo normale dobbiamo andare a montare l'11-24, che a quel punto diventa un grandangolo medio, però è un peccato perché io magari ho il 16 mm, vorrei usare il 16 mm, ho preso una full frame, non lo posso fare, quindi questa è la prima cosa che ho trovato molto molto seccante, per quanto sapessi benissimo cosa stavo acquistando, quindi l'ho comprata così e mi andava bene così, però lo segnalo perché so benissimo che quando uno acquista una full frame magari ha esigenze un pochino grandangolari, velleità grandangolari ce le ho io stesso, quindi l'ho comprata per fare determinate cose come questi video che sto facendo adesso per esempio, quindi in questo contesto va benissimo, funziona, mi dà tutto quello che mi serve. Se dovessi un giorno aver bisogno di montare un grandangolo sarei in difficoltà per questo motivo del fattore di crop. Altra cosa che ho trovato veramente un po' folle è quella di arrivare solamente a 60 frame al secondo. Una camera come questa, nella generazione di camere con cui è uscita, non avere il 120 frame al secondo l'ho trovata veramente una pecca un po' evitabile, diciamo, evitabile, sì, la parola giusta è evitabile, perché è pieno di fotocamere là fuori, di altri marchi, di competitor che hanno questa feature e che non hanno fatto tutti questi problemi a incorporarla, e qui manca, ed è un peccato perché su una camera come questa io me lo sarei aspettato, l'avrei voluto. Poi attenzione, stiamo parlando del sesso degli angeli e degli unicorni, perché io i 120 frame al secondo li uso una volta ogni 3-4 anni, quindi è una feature che in realtà non mi serve, non la uso, però mi piacerebbe averla lo stesso, perché nel momento in cui mi viene voglia di usarla, quella volta ogni 3 anni mi viene voglia di usarla per fare uno slow motion, ce l'ho e quindi lo posso fare. La possibilità di scegliere è tutto in quest'ambito, quindi non ce l'ho, mi manca, e questo è seccante, la trovo una pecca ed è un peccato. Sempre parlando delle carenze sul lato video, questa è una fotocamera che registra in 8 bit 422 internamente, mentre per registrare 10 bit 422 è necessaria una memoria esterna. Anche questa è una cosa che io reputo evitabilissima, e ve lo dimostro che è evitabilissima. Canon EOS R7, che sto usando in questo momento, registra internamente 10 bit 422, quindi era evitabilissimo, si poteva mettere il 10 bit 422 su questa fotocamera, sarebbe stato un upgrade considerevole, perché una full frame con il 10 bit 422 in camera è una cosa che fa gola a molti, il fatto che non ci sia è veramente un peccato. Poi io lo so che il motivo è che uno dice: vuoi il 10 bit 422, ti compri R6 e lì c'è. Eh sì, però ha un altro prezzo, è un'altra fascia di prezzo proprio. A quel punto io invece mi compro R7, che comunque mantiene il fattore di crop, però mi dà quello che mi serve in termini di colore. Però è un peccato, io avrei gradito averla anche qui. Poi su R6 ci sono altre features, c'è il girato in RAW, che comunque è una cosa ben più prestante rispetto al semplice 4K in log che posso avere su questa fotocamera. Quindi non avrebbe determinato uno split di mercato così vasto, secondo me. E se anche l'avesse determinato, significava forse che si doveva spingere di più su un prodotto come questo rispetto che sulle fasce più alte, che ormai sono veramente destinate a pochi professionisti. La maggior parte dei fotografi, dei colleghi che io conosco, vanno su un corpo come questo piuttosto che su R6 e R5 perché costano troppo, perché al giorno d'oggi un fotografo, un videomaker fa fatica a pagarsi una strumentazione di quel tipo. Una fotocamera che comincia a costare 4.000-5.000 euro fai fatica a ripagartela, e quindi vai su una strumentazione meno costosa. Io stesso preferisco di gran lunga andare su R7, che costa, se ricordo bene, 1.500, piuttosto che andare su R6 che costa 2.500 o R5 che costa 4.000. Preferisco di gran lunga andare su una strumentazione che mi dà quasi tutto quello che mi serve e mi manca quel tanto così, ma per quel tanto così ho risparmiato 4.000 euro. Comunque, queste sappiamo, sono decisioni del marketing e non ci possiamo fare niente. Proseguiamo con una feature che io sono convinto rimarrà unica, motivo per cui questa fotocamera, la Canon EOS R, è un pezzo unico, perché è l'unica camera ad avere questa feature, che è questa barra qui, la vedete?
è una barra touch sostanzialmente con cui io posso spingere dei valori verso destra o verso sinistra. Questa barra è personalizzabile, quindi in realtà non è una brutta idea, perché mi dà la possibilità di modificare un valore. Quindi per esempio io potrei abbinarla al comando degli ISO, quindi andando verso sinistra diminuisco gli ISO, andando verso destra aumento gli ISO. Potrebbe essere una feature carina, oppure potrei, io ho anche provato ad abbinarla al bilanciamento del bianco, quindi andando verso sinistra raffreddo la scena, andando verso destra riscaldo la scena. È una cosa che può avere un senso. Tuttavia mi rendo conto con l'utilizzo proprio, e ti ricordo sempre che io questa la uso solo per fare video, non l'ho mai usata per fare foto, non ho mai premuto l'otturatore di questa fotocamera neanche una volta, la uso solo per fare video. Però ciò non di meno, e comunque anche nel video si usano queste cose, gli ISO e la temperatura colore si usano, non l'ho mai usata una volta in vita mia, perché comunque quando io faccio una scena, quando sono su un set, la uso comunque in situazioni di luce controllata, non le uso run and gun queste fotocamere, queste videocamere, le mirrorless, io non le uso run and gun per fare video, le uso in un contesto di luce controllata dove la scena è stata provata, dove la luce è misurata ed è corretta. Dico di fare i fanatici con l'esposimetro ogni passo, però insomma è un contesto di luce controllata e quindi difficilmente ricorro a un espediente come quello di modificare gli ISO in corsa o modificare il bilanciamento del bianco in corsa. Può servire e può essere molto figo se io passo da un contesto di luminosità di un certo tipo a un contesto dove invece è più buio, posso variare gli ISO di botto in maniera tale da assecondare il movimento di camera, questo sì, ma è una cosa che ho riscontrato non mi capita mai, perché preferisco anche stilisticamente fare un taglio tra la condizione di luce e la condizione d'ombra, preferisco fare un taglio e gestirmela in altra maniera. Quindi è una feature che, ma non ve lo dico io, ve lo dice il mercato proprio, ve lo dice Canon stessa, è una feature che muore lì, l'hanno testata su questa camera ma muore lì, e lo sapete come faccio a saperlo, perché su R5 R6 non c'è già più. È una feature che c'è solo su questo corpo perché si è proprio visto che non ha avuto presa sul pubblico, non è che non la usa nessuno, chi ce l'ha magari la usa anche, però nessuno l'ha chiesta, nessuno ne è rimasto entusiasta, nessuno la vuole sui modelli successivi, e quindi è una feature che rimane lì e che morirà con questo modello, magari verrà ripresa su altri modelli, se sui modelli più professionali magari con il corpo macchina un po' più grosso, più voluminoso, ci fosse una barra di quel tipo che si potesse magari andare a toccare in un'altra posizione, potrebbe anche essere un plus in più. Oltretutto devo dire che in questa posizione è un po' rischiosa una barra di questo tipo, perché un conto è il joystick è meccanico, quindi se io appoggio il dito sul joystick ma non lo muovo non succede niente, ma questa è diversa perché essendo touch o simil touch, se io erroneamente sposto il mio pollice e la sfioro, questa mi cambia un valore. Quindi è un rischio, a quel punto ho sentito di molti colleghi che la mettono su off, la annullano questa barra, perché hanno paura di toccarla inavvertitamente e di vedersi un parametro sballato, quindi preferiscono tenerla su off, così possono far riposare tranquillamente il pollice in questa posizione senza doversi preoccupare di sballare tutti i parametri. Un'altra cosa che su questa camera manca, a me ve lo dico, non me ne frega assolutamente niente, però so che molti ci tengono, impazziscono, smaniano per il joystick. Manca il joystick, perché la posizione che doveva essere destinata al joystick è stata proprio presa da questa barra che quasi nessuno gradisce. Quindi è un modello che poteva dare di più anche dal punto di vista della disposizione dei tasti sul body, perché poteva esserci un joystick, a me non sarebbe cambiato poi sto granché, l'avrei usata esattamente come la uso adesso, però un joystick l'avrei usato, mentre questa barra finisce che non la uso, cioè gli ho abbinato qualcosa, adesso l'ho lasciata su bilanciamento del bianco ma poi non la uso, quindi anche se la tengo riggata non ho paura di toccarlo inavvertitamente col pollice, però è un bottone che non uso mai, quindi è un peccato, è un'occasione mancata. Altra cosa, non c'è il joystick, c'è solamente questo tasto a croce che per me è più che sufficiente, ci faccio tutto quello che devo, lo schermo è touch quindi funziona tutto benissimo, non si muore mica, però per i fanatici del joystick qui il joystick purtroppo manca. Altra cosa che non c'è, ma questa è una miglioria che è stata introdotta poi sui modelli a partire da R7, il selettore di accensione è a due posizioni, quindi a on e off. Io preferisco di gran lunga come hanno fatto su R7, perché su R7 adesso non posso farvela vedere perché la sto usando per riprendere, ma R7 l'ho fatto vedere nel video in cui ne parlo dei bottoni di Canon EOS R7. R7 ha il bottone dell'accensione a tre posizioni, quindi c'è on, off e video, e questa è una cosa impagabile per me, perché se io voglio fare foto metto on, se voglio fare video
faccio uno step avanti e vado su video e ho due sistemi operativi separati, diversi, quindi ne ho uno dedicato alle foto e uno dedicato ai video. Questa cosa mi aiuta moltissimo, avere un bottone fisico, perché così io so sempre visivamente proprio dove mi trovo e lo vedo subito. Qui invece, avendo solamente due posizioni, io la camera la accendo. E qui c'è l'altra cosa che a me non ha mai fatto impazzire di Canon EOS R, ovvero che manca completamente la rotella della modalità. Quindi io qui non posso scegliere con una rotella se voglio stare in modalità manuale, in priorità, devo impostarlo digitalmente. Quindi cliccando sul pulsante mode mi vengono fuori le modalità e da lì le seleziono con la ghiera, però non ho la possibilità di vederlo subito, e questa è una cosa che a me manca molto, perché la possibilità di vedere proprio visivamente com'è impostata la mia camera senza dover premere un bottone è una cosa che mi manca, non ve lo nascondo. Inoltre anche la modalità con cui si passa tra il sistema operativo foto e video non mi fa proprio impazzire. Qui vedete abbiamo il pulsante mode intorno alla ghiera, noi dobbiamo premere il pulsante mode e si attiva sul display la modalità selezione. A questo punto noi, per passare tra il sistema operativo delle foto e il sistema operativo dei video, dobbiamo premere il bottone info. È una cavolata, sono due tocchi, tap tap, è un attimo ed è fatto subito. Però sono due, su R7 è uno solo, tac, e io mi metto direttamente su video. Quindi qui c'è uno step in più ed è un po' macchinoso, è una cosa che mi devo ricordare, perché mi devo ricordare che devo fare mode e poi premere info. Oltretutto non è molto intuitivo, perché info non vuol dire niente, cioè è un bottone a caso che è stato assegnato allo skip tra foto e video, quindi è una roba che mi devo ricordare. L'ho trovata macchinosa, non mi fa impazzire, ci lavoro, ci passo sopra, non succede niente, non muoio mica, se la doveste acquistare non morireste nemmeno voi, però è un'altra cosa che non mi fa impazzire di questo corpo macchina. Per il resto devo dire, il corpo macchina lo trovo costruito molto bene, mi piace moltissimo la linea, quindi il design di questa macchina mi piace molto, mi piace come sta in mano, come potete vedere non sta male in mano, è chiaramente più piccola di una 5D, quindi un pochettino qui vedete che ho la mano che esce fuori. Io qua preferirei avere un grip che segue la mia mano fin qui, una roba del genere, così la impugnerei bene. Questa qui è un po' piccolina, però più o meno siamo sulla stessa falsariga di R7, non sono tanto diverse, quindi non posso dire che è una camera disegnata male o che sta male in mano, sta bene in mano, è piacevole da tenere, l'avrei gradita di 2 mm più grande, ecco, una cosa così. Vado con l'ultima pecca, che per me non è neanche una pecca, a me non interessa assolutamente questo, però invece molti la guardano questa cosa, proprio come il joystick, card slot singolo ed è una SD. Ora, a me, come detto, non interessa assolutamente, io reputo che la grande rivoluzione di questa generazione di fotocamere siano state le memory card, più che il corpo macchina in sé, perché come già detto il sensore è ereditato dalla 5D, è tutta tecnologia in qualche maniera riciclata dai modelli precedenti, è semplicemente stato eliminato lo specchio ed è stata aggiunta la monta RF, che quindi permette di usare delle lenti nuove che sono di costruzione migliorata, eccetera eccetera, quindi è un bel prodotto, però non è tecnologia rivoluzionaria in questo step, è diventata rivoluzionaria poi secondo me con R3. R3 è una bomba allucinante, si aspetta R1 eventualmente, insomma ci sono delle fotocamere fotoniche là fuori, questa è una fotocamera normale che incapsula una tecnologia che c'era già, che conoscevamo già, quindi niente di rivoluzionario, è una buona camera con cui si riesce a lavorare. Come detto, ci sono delle pecche, i punti di forza secondo me sono che comunque è tropicalizzata, comunque ha l'ingresso per l'intervallometro, ha l'ingresso microfonico, ha l'uscita cuffie, quindi comunque è una fotocamera con un comparto professionale con cui si può comunque lavorare. Rimane castrata sotto alcuni aspetti che appunto vi segnalo in questo video, vi dico anche che io ci lavoro tranquillissimamente, non ho problemi di sorta, nel senso che sono tutte piccole pecche che io bypasso tranquillamente, perché con l'esperienza so benissimo come comportarmi. Se non voglio una feature particolare la spengo, se voglio lavorare in un certo modo imposto in un certo modo e non in un altro, quindi riesco a tirar fuori esattamente quello che voglio da questa fotocamera, che comunque ha una qualità d'immagine assolutamente soddisfacente. Da quel punto di vista è molto molto bella e comunque è molto meglio di Canon EOS RP, quindi io vi consiglio di gran lunga questa piuttosto che RP, perché come prezzo sì, questa costa di più, però vi dà anche qualcosina di più e non è il prezzo di R6, il prezzo di R5, il prezzo di R3. Poi detto questo, tra questa e R7
Ragazzi, io consiglio R7, mi sto veramente trovando da Dio con quella fotocamera, è troppo troppo bella. Ovviamente non è una R3, non fa tutte le cose di una R5, non fa tutte le cose di una R6, ma fa più che a sufficienza per quello che serve al 90% di fotografi e videomaker. Tornando a parlare di Canon EOS R, voi cosa ne pensate? Come vi siete trovati? L'avete provata? La possedete? L'avete posseduta? Lasciatemi sapere in un commento qual è la vostra esperienza di utilizzo di questa fotocamera, che secondo me è stata un pochino castrata, un pochino penalizzata. Rimane valida nel 2022? Secondo me assolutamente sì. È una buona fotocamera, è una buona videocamera, ha qualche pecca. Bisogna ragionare semplicemente su questo. Se mi fornisce quello che mi serve e le sue pecche sono in un ambito che non tocca il mio flusso di lavoro, è una signora fotocamera, è una signora videocamera. Per esempio, se dobbiamo fare dei video in studio, dei video corporate con un taglio simile a quello che faccio abitualmente io, questa è una signora camera veramente. Se dobbiamo fare delle riprese real estate con l'ultra grandangolo, come detto, per il fattore di crop non è una fotocamera che vi consiglio, dipende molto da quello che dovete andarci a fare. Detto questo, vi ricordo che io questa fotocamera ce l'ho, la uso e me la tengo, quindi ho fatto questo video per parlarne male, se mi passate il termine, perché vi segnalo quali possono essere le pecche, però ribadisco che è una fotocamera che io tengo e con cui lavoro, quindi è un prodotto assolutamente valido. Con questo credo di averne parlato male abbastanza per oggi. Prima che si offenda, vado a concludere la registrazione di questo video e vi do appuntamento al prossimo. Ricordatevi di iscrivervi a questo canale, attivare la campanella e lasciare un like a questo video, così mi aiutate con l'algoritmo di YouTube, mi aiutate a crescere e rimanete aggiornati, perché ci saranno degli altri episodi con questa e altre fotocamere e videocamere.